Ciao ragazzi, io sono Emanuele e questo è sempre il Fruit del Looking Glass. Allora, è ricominciato Fargo e beh, fare meglio della prima stagione penso sarà veramente dura. Però non so voi, ma le sensazioni dopo questa premiere di seconda stagione sono molto buone. Le atmosfere e le ambientazioni sono sempre quelle che abbiamo imparato a conoscere sia col film dei Coen che con la prima stagione della serie. Facciamo solo un salto nel passato quando il papà di Molly era sceriffo. E per inciso, prima che comparisse nel titolo Il massacro di Sioux Falls, ero convinto di essermi beccato un fake e stavo per chiudere. E in questa scena iniziale, tra le altre cose, fantastica la colonna sonora riadattata. Un inizio in pieno stile Fargo. E bellissimo poi il formato 4 terzi che si allarga nell'odierno 16. Noni. Capiamo subito che al centro di questa stagione avremo le vicende di questa famiglia criminale che peraltro in questa premiere perde subito un membro, Riley ritardato come l'ho soprannominato io. Tutta la scena tra lui e il giudice è un accumulo di tensione interrotta qua e là da siparietti come quando sobbalza quando arriva la cameriera lì, sinceramente sono morto dal ridere. È il tragicomico. È Fargo. Tra l'altro il giudice chi è? La moglie di Lord Malvo? E c'è peraltro anche un richiamo alla tematica religiosa della prima stagione, quando proprio il giudice cita la storia di Giobbe. Però non appena pensi, personaggio interessante, ecco che BAM! Ci lascia le penne. E la situazione degenera in un attimo con la morte sia del cuoco che della cameriera. Giusto il tempo della chiusura di una porta. Queste sono piccole cose che veramente però fanno la differenza tra un buon prodotto e un prodotto di alto livello. E subito dopo, di nuovo nella drammaticità della scena, c'è di nuovo il lato comico, con la cameriera moribonda che se ne va lentamente e Rai che non riesce a ucciderla con la pistola. E poi scusate, voi come interpretate quelle luci che compaiono nel cielo? Gli alieni? Oppure un'allucinazione di Rai dovuta alla ferita che ha alla schiena? Non lo so, mi sembra strano che sta cosa sia messa così lì a caso. E subito dopo ecco una macchina che BAM! Investe Rai. Oh, Fargo, un attimo di tregua, eh? Cos'è tutto sto casino? Ed ecco arrivare sulla scena il papà di Molly, che mi sembra proprio non essere nuovo a questi massacri, visto che parla tranquillamente col collega e suocero delle ricette della moglie, sopra al cadavere del povero ragazzo di colore stecchito. E subito dopo viene introdotto un altro personaggio, e per inciso, quello è l'attore che ha fatto Todd in Breaking Bad, vero? Oppure il fratello obeso di Matt Damon. Buttare via la carne è un crimine. Non lo dica a me! E il fatto che ci si concentrasse così tanto su di lui a casa con la moglie cominciava a farmi venire qualche dubbio, eh? E infatti ecco uno dei tanti twist nella narrativa ai quali Fargo ci ha ormai abituati. E per un attimo, non so voi, ma quando ho visto Rai barcollante lì nel buio, mi sembrava quasi uno zombie. Ho detto, che minchia è successo? Aver visto quelle luci l'ha trasformato in uno zombie? Cos'è, The Walking Dead? Speriamo di no, eh. E la moglie di Matt Damon, scusate, non ricordo i loro nomi, mi ricorda molto Lester Nygaard, che fa tanto quella presa dal panico, ma sembra avere ben chiaro in mente cosa fare, la Tana. Comunque, il personaggio interpretato da Jesse Plemons, vabbè la pronuncia, non mi è affatto dispiaciuto. Anche l'attore mi è sembrato molto più convincente rispetto al suo ruolo in Breaking Bad. Vi ricordate la scena in cui si vede lui che spara così? Non so, se non ve la ricordate, andatevela a rivedere perché era una roba imbarazzante. Qui invece, sembriamo migliorati, Jesse? Negli ultimi minuti dell'episodio, poi, gli autori non solo ci danno tutte le informazioni necessarie su questa famiglia criminale che abbiamo imparato a conoscere in questa premiere, ma introducono anche un nuovo personaggio, la cui battuta finale è per me anche una sentenza su questo primo episodio della seconda stagione. Approvato. L'unica cosa che non mi è piaciuta molto, ma dettaglio, è lo schermo che ogni tanto si divide a metà, però vabbè, appunto, dettagli. Non so, anche perché siamo al primo episodio, se questa seconda stagione sarà migliore della prima, ma forse l'assenza di un personaggio Deus ex machina, come era nella prima stagione Lord Malvo, potrebbe anche aiutare a non far cadere questa seconda stagione nel già visto, nella ripetitività. Secondo me le premesse sono ottime, non ci resta che attendere gli sviluppi futuri. E a voi questa premiere è piaciuta? Se volete, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ragazzi, come al solito io vi ringrazio della visione, vi ringrazio di tutte le iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento al prossimo video, ai prossimi episodi di Fargo, di tutte le altre serie TV che seguirò. E grazie, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, sempre qui su Fruit of the Looking Glass, mi raccomando. Ciao!